l'infinita dolcezza trasmessa da quel viso, da quegli splendidi occhi dal colore verde smeraldo e dalla grazia delle movenze di quel corpo, potrebbe riuscire a disarmare finanche una bella mela. E non sarà di certo una strega cattiva a farla addormentare, né corrucciare la bellezza leggera di lei, ma l'insieme di tante carezze a procurarle un piacevole sollievo. E nel mentre parlavo con lei sul lavarsi per un piccolo affare, mi sono ritrovato magicamente ad un centimetro dalle sue labbra. Ed è stato talmente forte il desiderio di poterle baciare che per l'impaccio, tralasciando tutto, ho guadagnato immediatamente l'uscio. Ma appena fuori, dopo pochi passi, nel riprendermi dallo strano stordimento, nel rivivere quell'attimo, pensando al carpe diem, sono tornato indietro e rientrando nel locale, oltre a fare i complimenti a quella bella presenza di donna, con candore ho confessato che ero di nuovo lì, non solo per vedere ancora quel piacere di lei, ma per poterle dare un bacio. E nel donare quella piccola effusione permessa, la gioia di un attimo è comparsa negli occhi increduli della bella signora, per un'armonia d'altri tempi. Il candore di un'armonia, testa e voce di Mauro Mazza.